Cari follower, bentornati all'archivio del signor Santilio dopo la ricchissima panoramica sui computer che, soprattutto in Europa, stanno diventando il cuore pulsante dei videogiochi grazie ad hardware sempre più adatto allo scopo e il turno delle console. Peccato solo che questo mese non sia stato possibile tracciare pubblicazioni ulteriori a quelle per le famose Atari VCS e Mattel Intellivision. Sulla console Atari arriva Demon Attack della iMagic, la più brillante terza parte ad aver lavorato su tale piattaforma, dopo Activision. La iMagic venne fondata da Rob Fulop, autore di celebri conversioni per VCS ed autore anche del gioco in questione. Come era pratica molto comune di quegli anni, Fulop si è lasciato ispirare da un classico della sala giochi per il gameplay del suo titolo, e tale coinò per Phoenix. La somiglianza era tale che iMagic fu costretta a vedersela in tribunale con Atari, che ne deteneva i diritti di conversione, ma ne venne fuori vincente. Demon Attack è un fixed shooter verticale, dove i nemici sono appunto dei demoni simili ad uccelli, che si fanno più pericolosi e variegati livello dopo livello. Tecnicamente, come spesso accadeva con la iMagic, siamo di fronte ad un ottimo lavoro, che per fortuna funziona bene in giocabilità, diventando una hit e guadagnandosi poi conversioni un po' ovunque. È stato anche il campione di incassi in assoluto per la iMagic. In questo momento storico, quindi prima del nefasto avvento del gioco di ET, c'era un'enorme fiducia nel potenziale economico dei tie-in di successi cinematografici, in grado com'erano di garantire vendite considerevoli anche solo grazie al titolo di copertina. Inevitabile quindi che anche Star Wars: The Empire Strikes Back suscitasse trepidazione. Si tratta di un gioco che ancora oggi gode di una certa rilevanza, in quanto è stato il primo tie-in in assoluto basato su Guerre Stellari, la cui licenza se la giudicò la Parker Brothers. Il gameplay segue le regole dell'horizontal shooter alla Defender, con un'area percorribile attraversata anche dagli iconici AT-AT, i giganteschi camminatori che dovremo abbattere. Potremmo farlo colpendoli sul blocco superiore, ma per ben 48 volte, oppure centrando un puntino luminescente che compare casualmente su questi colossi. Se in termini di divertimento si assesta grosso modo sulla media dei suoi simili, questo The Empire Strikes Back impressiona sul fronte grafico, grazie ad uno splendido uso dei colori e dal disegno molto convincente degli AT-AT, più che abbastanza per i fan della pellicola. Un altro gioco dei Parker Brothers fa capolino nei negozi, ed anche questa volta tale publisher fa un colpaccio, dato che è stato in grado di accaparrarsi i diritti di conversione di Frogger della Konami, che in sala giochi venne tuttavia portato da Sega. Il coin-op è probabilmente noto a tutti. Noi controlliamo una rana con un compito gravoso: attraversare una strada ed un corso d'acqua per raggiungere le sue casette dall'altro lato dello schermo. Per capirci su quanto la Parker Brothers abbia investito su questo titolo, basti sapere che la campagna di marketing è costata 10 milioni di dollari, ed in effetti Frogger su Atari VCS divenne subito una hit da 3 milioni di cartucce vendute. Meritate, del resto, perché il port è validissimo, mantenendo gli elementi dell'arcade ed impreziosendoli con le tipiche modalità di partita aggiuntive solite delle console. La scena è ricca di sprite, i quali, essendo posizionati su linee diverse, vengono gestiti bene dalla macchina, nonostante il flickering sia presente. Le terze parti erano ormai sempre più attive sulla console Atari, e tra le meno note vi era anche la Games by Apollo, che questo mese presenta Space Cavern. L'idea era molto chiara: imporsi nel folto ma molto seguito genere dei fixed shooter verticali. Imprescindibile, vista la concorrenza, munirsi di bella grafica e magari qualche tratto originale per distinguersi. La trama allora si inventa un esploratore intergalattico, che approda su un pianeta senza aspettarsi di trovare due specie aliene altamente aggressive, una in grado di volare, l'altra di muoversi velocemente a piedi. Così il nostro avatar dovrà uccidere gli esseri che svolazzano per lo schermo con le classiche regole del fixed shooter, ma tenendo un occhio attivo anche sui bordi dello schermo, dai quali possono arrivare di corsa gli altri nemici, che andranno spazzati via con spari laterali. Il tutto avviene in una cornice appagante alla vista, con nemici ben tratteggiati e soprattutto una deliziosa sfumatura blu-viola vicino alla superficie. Sicuramente il gioco più riuscito, più famoso, di Games by Apollo. È stato davvero un bel mese fino a questo punto per Atari VCS. La verità, lo sapete bene, è che il pattume è sempre abbondato anche su questa piattaforma, e a ricordarcelo arriva Karate, semplicemente Karate, della Ultravision. Potremmo parlarne come uno dei primissimi esempi di picchiaduro d'incontri, e questo è un merito che nessuno può toglierli.
Potremmo elogiarne anche gli sprite, filiformi di sicuro, raffiguranti lottatori praticamente nudi, ad eccezione di una piccolissima cintura bianca, che si prodigano in vari fotogrammi di animazione. Purtroppo però karate emerge soprattutto per l'ilarità che riesce a suscitare con o senza joystick alla mano. I due avversari, a prescindere dalla distanza, si muoveranno sempre in una maniera buffa e più simile ad un ballo che ad un combattimento, ed anche quando saranno vicini dimostreranno una totale discrepanza tra ciò che fanno e quel che cercheremo di fare noi. Eppure, nonostante questi problemi, karate si è guadagnato non una ma due pubblicazioni, con la seconda addirittura nel 1987. Un cult del trash. Cos'è un action adventure? Di sicuro qualcosa che potrebbe suonare un po' troppo moderno per il 1982. Atari però era molto ambiziosa in quel periodo ed escogitò anche una bella trovata di marketing. L'idea era di realizzare una quadrilogia videoludica, con in palio l'incredibile somma di $150.000 per il vincitore, più altri tornei per ogni gioco con un prezioso cimelio da regalare al primo classificato. Sword Quest Earthward è il primo coraggioso esponente della serie. Il gameplay è davvero strano. Abbiamo una stanza nella quale è presente il nostro avatar, disegnato ed animato benissimo. All'interno potremo dirigerci verso una delle quattro uscite, gustandoci una bella animazione di transizione, oppure lasciare o raccogliere degli oggetti. L'obiettivo è munirsi degli oggetti giusti ed entrare nella stanza giusta tra le 12 disponibili, esattamente con quel solo inventario, ed eventualmente affrontare uno dei quattro minigiochi presenti. Azzeccando la combinazione giusta, il gioco ci donerà un codice, ce ne sono 5, ed erano quelli che bisognava comunicare ad Atari per accedere alla fase finale dei singoli tornei. Considerando le 12 stanze e i 40 oggetti disponibili, il compito era improbo. Atari però allegava al gioco anche un fumetto, dove era possibile scovare indizi, portando il gioco anche fuori dalla TV, ed in questo modo riuscì ad inserirci anche una trama. La difficoltà rimaneva enorme, ed il divertimento era molto questionabile, ma Sword Quest e i suoi seguiti rimangono un affascinante esperimento nella storia dei videogiochi. E il fortunato, che ha vinto il primo torneo, si è portato a casa un amuleto in oro 18 carati e diamanti dal valore di $25.000. Dedichiamoci alla seconda classificata della propria generazione di console, il Mattel Intellivision, che si guadagnò comunque successo in abbondanza ed una lunga lista di appassionatissimi. Riuscire a dare uno strappo decisivo sulla dominatrice Atari era complicato, ma la Mattel, questo mese, immette sul mercato un'espansione per la console, con la quale sperava di colpire duro, l'Intellivoice, tramite il quale l'Intellivision acquisiva la facoltà di riprodurre parlato digitalizzato. Il gioco di lancio fu Space Spartans, che ne approfittava per coprire anche un'altra falla dalle librerie Intellivision, quella dei giochi in stile Star Raiders. La fase di gioco è divisa in due parti, fra le quali si può saltare in ogni momento. Nella prima abbiamo una mappa tattica che ci comunica la nostra posizione, quella dei nemici, e le basi spaziali dove potremo riparare la nostra astronave. La seconda è dall'interno del mezzo stesso e ci dà accesso al combattimento vero e proprio. L'obiettivo è resistere il più possibile agli attacchi alieni. Interessante come la nostra nave si è divisa in 5 settori, dal motore per l'iperspazio al computer di combattimento, che potranno danneggiarsi e funzionare male, o rompersi e non funzionare per niente. Ci sono 3 voci diverse che ci comunicheranno lo stato delle funzioni della nave, e si è trattato certamente di un traguardo tecnico di rilievo per il tempo. Peccato che l'Intellivoice non riuscirà comunque a vendere quanto sperato da Mattel. Ancora Intellivision, ancora Mattel, ma soprattutto ancora Intellivoice, dato che la seconda uscita dedicata all'espansione, che senza di essa non poteva partire, è Bomb Squad. Noi siamo l'agente operativo di una squadra di artificieri americana, alle prese con un criminale di nome Boris, intenzionato a far saltare in aria una città. I cliché necessari non mancano, ovvero una bomba complicatissima, arnesi da impiegare, e un conto alla rovescia prima dell'esplosione. Bomb Squad riesce davvero a creare la sensazione di essere parte di un team, tant'è che ogni qualvolta affronteremo una bomba saremo accompagnati dai commenti di un nostro collega, che ci indicherà cosa fare ed in che ordine, senza farsi mancare espressioni di giubilo o preoccupazione a seconda di ciò che faremo. Bomb Squad è quindi un puzzle game molto curato e davvero peculiare, grazie alla necessità di badare bene a quel che ci viene comunicato direttamente a voce dal nostro assistente, ed è in grado di generare anche uno stato di tensione causato dal timer. Ma
Mai come in questo mese le offerte in televisione VCS hanno mostrato notevoli differenze, con le prime cariche di uno spirito di grande innovazione, mentre le seconde cavalcavano maggiormente le indicazioni della massa. Micro Surgeon dell'iMagic, pertanto, conoscerà solo su Intellivision una pubblicazione console, ed è un titolo molto originale che ci metterà nei panni di un chirurgo al controllo di una sonda infilata in un corpo umano. Non si tratta di un simulatore di medicina, ma all'epoca faceva impressione il dettaglio con cui le viscere umane venivano rappresentate, coi vari organi ben riconoscibili. La nostra sonda deve entrare in ben 197 pazienti, ognuno coi suoi problemi, ognuno da sistemare in modo diverso. I vari pulsanti dell'Intellivision, infatti, inietteranno aspirina, antibiotici, antisettici o emaneranno ultrasuoni. Ogni cosa è efficace contro una determinata patologia. Ci si potrà muovere tra vasi sanguigni e linfatici, ma anche nel tessuto connettivo, facendo i conti coi globuli bianchi. Un'esperienza davvero diversa dal solito per utenti Mattel. Con Micro Surgeon, comunque, ci salutiamo e vi rimando alla prossima rubrica su questo canale, che sarà dedicata a uno dei vari settori che sto analizzando in questo periodo. Se gradite il lavoro che sto portando avanti, potete supportarmi tramite Patreon o PayPal, trovate le indicazioni nella descrizione al video. A presto e, come sempre, i vostri commenti sono ben accetti. Ciao!